Allora, innanzitutto oggi facciamo, vediamo come si usa la forza di Lorentz generalizzata, perché la forza di Lorentz è solo riguardante il campo magnetico, quindi questa in letteratura è chiamata forza di Lorentz, ma siccome c'è la forza di Coulomb, che è quest'altra, si uniscono le due, proprio, cioè il campo sia elettrico sia magnetico si uniscono, e quindi la forza di Lorentz cosiddetta generalizzata è fatta così, anche se, ripeto, c'è confusione nei libri, spesso ci si rivolge a codesta ultima forma con il proprio nome di legge di forza di Lorentz. In realtà quest'ultima si chiama generalizzata, si generalizza alla fattispecie nella quale ci sono tutti e due i campi. Adesso la forma di questa forza è derivabile dagli esperimenti, nel senso che storicamente si sono fatti gli esperimenti, Coulomb ha fatto i suoi esperimenti, Lorentz con tutti gli altri hanno fatto i loro esperimenti, insomma Biot, Savard, tutta questa gente, esce fuori questa forma qua, quindi la forza ha assunto questa forma per motivi sperimentali, e tanto vi basta, nel senso che se parlando con colleghi dovreste venire su questo argomento, questa è una forza che ha questa forma per motivi sperimentali. Però ci sono anche in realtà delle ottime argomentazioni semiteoriche, comunque semisperimentali. Io vi accenno, senza pretesa assoluta di essere esaustivi. E allora, qual è stato? Allora, io ho un bel filo percorso la corrente I, è così, e c'ho una bella gravetta Q. Aspetta, questo coso che mi scompare mi annoia, quindi io lo pinno, ecco, lo pinno così resta lì. E ci ho, perdonatemi, ma veramente oggi stiamo agendo con mezzi scarsi. C'ho una bella carica che sta qui, elettrica, Q. E il filo infinito che vedete disegnato è percorso corrente I. Allora, sapete, spero voi sappiate, che così messa la faccenda non succede assolutamente nulla, va bene? Non succede niente. Q resta lì, filo resta lì, non si muove niente. Che succede? Dov'è la magia, se vogliamo? La magia occorre nell'attimo in cui si muove questa carica. Questa si muove con velocità V e allora succede qualcosa. Succede qualcosa. Questa V, questa velocità, farà sorgere una forza che nella fattispecie concreta è attrattiva verso il filo, e quindi questa è la forza che vediamo a un certo punto, e quindi la traiettoria di questa carica, diciamo in azzurro, sarà una cosa del genere, ok? Quindi abbiamo sperimentalmente, in effetti c'è la necessità di introdurre una forza che non solo dipende, come il naturale che sia, dalla posizione, quindi dalla distanza, no? Di solito le forze necessariamente devono avere una dipendenza dalla distanza, ma nel nostro caso anche dalle velocità, va bene? Questo è giustificato a livello sperimentale, per questo dico l'argomentazione semi-sperimentale o semi-teorica, dipende da quale lato vogliamo privilegiare. Però è anche vero che questo tipo di forza che io così ho trovato, deve essere tale che la media di tutte le forze che sente una particella che ha una certa distribuzione di velocità Q, guardate, avanti, la media di tutte queste forze, se prendo la distribuzione di velocità, deve essere praticamente uguale alla forza considerata sulla media della velocità, ok? Questa è una richiesta necessaria per tutte le distribuzioni di velocità. Pensate a un atomo dove c'è l'elettrone che ci gira intorno e ha una distribuzione di velocità la cui media è nulla, e quindi nel caso dell'atomo la forza media, diciamola solo così, dovrà essere pari alla forza dovuta alla distanza R e a zero, al vettore
nullo. Okay. Questa richiesta particolare di una forza che dipende dalla media delle distribuzioni di velocità, a prescindere da quale distribuzione di velocità è, ci fa scrivere una forma lineare siffatta. Ci fa scrivere una F, vediamo adesso, non mi sbaglio con gli indici, una F di I uguale a I più B I J, scusate ma sto scrivendo col dito, quindi VJ, ok? Cioè questa richiesta ci porta alla necessità di avere una funzionalità lineare, ok? Quindi la forma è lineare. Perché non c'è una dipendenza diversa dalla lineare? Andiamo a vederci per esempio una dipendenza da V quadro. Se ci fosse una dipendenza da V quadro e V, facciamo un caso semplice, V è V0 seno di teta, seno di omega t, questo è un caso semplice, la velocità sinusoidale, ma la dipendenza della forza da come V quadro, beh, quando io vado a fare la media, no? La media di V quadro, ho una proporzionalità con la media del sen quadro, no? Qualsiasi cosa ci sia in argomento, la media del sen quadro non è zero. Perché? Lo sapete perché? Seno o coseno che sia, no? Stiamo facendo una cosa del genere, o stiamo facendo una cosa del genere, la media non è mai zero. Okay? Quindi non può, per questo motivo viene esclusa una dipendenza dal quadrato. Non solo viene esclusa una dipendenza dal quadrato, ma viene esclusa in generale una dipendenza pari. Quindi queste non ci possono essere. Adesso ci sono altri ottimi motivi per andare a escludere anche le potenze dispari, ma non entriamo in questo ginepraio. Fatevi solo, insomma, prendete per buono quello che vi dico, la dipendenza è lineare, sperimentalmente deve essere proporzionale alla carica, necessariamente proporzionale, quindi portiamola fuori come informazione, questo elemento, questa diciamo, non facciamo la vettoriale, lasciamola ancora a elementi, questa è la F con I, sarebbe la F con I, Q, non lo scrivo più, ormai riconosco che queste sono le componenti del campo elettrico, le chiamo E con I, va bene? E qui c'ho, se volete, V, J, B, I, J. Una scrittura molto rozza, ma funziona, va bene? Adesso fino a qua ci siamo arrivati con considerazioni stupide, ma tirar fuori che questa roba qui è un prodotto vettoriale sono acidissimi cavoli, perché il prodotto vettoriale si tira fuori solo se in mezzo alla storia esce fuori il tensore di Levi-Civita. Per farselo uscire fuori bisogna fare un discorso di invarianza per boost di Lorentz, quindi si va ai quadrivettori, non ci conviene affrontare questo discorso, quindi vi chiedo qua di fidarvi di me, questa roba è V vettor B, va bene? E non ve lo giustifico perché sennò dobbiamo andare in tensoriale, e a me non mi va, non è proprio il caso in questo corso di andarsi a fare roba di relatività che non ci abbiamo, non abbiamo strumenti. Detto ciò, la forza di Lorentz generalizzata la riscrivo un'altra volta, per essere chiaro, è Q che moltiplica E più V vettor B. E allora io voglio risolvere una volta per tutte l'equazione del moto di una particella carica Q che ha questa forza applicata sopra. E io questa cosa non me l'hanno mai fatta la studente, con mio sommo dispiacere. Perché, cavolo, c'è la forza. E allora però fatemi per favore il piacere di accettare la mia argomentazione semplificata, nel senso che non metterò gli ampi a caso, ma me li metto ortogonali, se no diventiamo matti. Quindi facciamo x, y, z, che è successo? Ha riconosciuto le forme che non doveva riconoscere. X, Y e Z, questi sono gli assi, allora, per non sbagliarmi, perché poi di backup c'ho i calcoli già fatti per non sbagliarmi, quindi vorrei essere certo di mettere i campi come l'ho fatti nei calcoli, scusate,
meglio perdere tempo adesso che morire dopo. E quindi vediamo dove ho messo E. Mi pare, allora vediamo un po'. A memoria mi pare di aver messo E così. Se è diminuita la grandezza della cosina. Troppo piccola così, non vedete? Troppo piccola, facciamo, deve essere almeno 3. No, 2, 3. Deve essere 3, 3 non è che 4, vabbè, facciamo 4. Forse 4 è meglio? Insomma, tanto piccolina, eh? Allora, il campo elettrico lo mettiamo lungo Y, va bene? Concedetemi ciò. E concedetemi un campo magnetico lungo X. Solo per non diventare matti. Vedete, questo non è il caso generale, però, no, è il caso, vabbè, non lo trovo più, ma non ci frega niente, andiamo a occhio, tanto lo sappiamo fare. La velocità ve la concedo, generale, generica, velocità qualunque. Come sono fatti questi tre vettori? Attenzione, come sono fatti. Questa E in isomorfismo con R3 la posso scrivere come 0 e 0, ma non è bene che mi sono scelti fermi questi campi, sono statici. B me lo piglio così, B 0 0, e V è qualsiasi, Qx, Y, VZ. Boh, si va a scrivere, avete capito questa cosa essenziale? Maledizione, ok. Si va a scrivere la forza di la seconda equazione della dinamica, troppo in alto, si va a scrivere qua, F uguale, indovinate un po', M per A. F uguale M per A, solo che al posto di F c'è Q, che moltiplica di, moltiplica il campo elettrico, 0 e 0, più V vettor B. Qual è la regola mnemonica di V vettor B? I, J, K, che moltiplicano B, 0, 0, scusate, no, prima c'è V, attenzione, prima c'è V, Vx, Vy, Vz, poi c'è B. B00 determinante, questo uguale a M per A del V su T. Ovviamente scrivo, non scrivo A, scrivo del V su T perché c'è V, e quindi l'equazione non mi conviene in termini di V. Ebbene, andiamocela a fare, dai, forza e coraggio, la vita è tutto un viaggio, si prende questa cosa qui, si copia, forse se ci riusciamo, si scrive in un'altra slide, si scriverebbe in un'altra slide se me la facesse fare. È chiaro che lo sto facendo? Se c'è dei dubbi, siete in due persone, se c'è dei dubbi vi dovete fermare e chiedere, prof, non ci ho capito niente, che sta a fare? Dove vuole arrivare? Chi ha detto che è importante? Ci servirà nella vita? Fate queste domande, bene? Io ogni tanto vado a guardare, se c'è delle domande, non ce l'avete, ok. Quindi fin qui è tutto chiaro come il sole. E io vado a scrivere queste equazioncine. Adesso qua mi aiuto con gli appunti, perché se sbaglio ci metto 7 volte il tempo necessario, non mi pare il caso. Comunque, a occhio, lo vedete da soli, prendiamo il membro destro. Membro destro ci dice che la prima cosa da scrivere è mv punto di x. Mv punto di x, che è mv punto di x? È tutta la roba di x. Q per 0 fa 0, rivederci. Chi c'è su i? Su i c'è vy per 0 e 0 per vz, arrivederci. Quindi, signori miei, la prima equazione è facile. Non danno soddisfazione. La seconda equazione è la più difficile di tutti, diciamo, se volete, perché c'è m v punto y è uguale a q per e, ce l'ho q per e,
più quello che sta su Jay. Quello che sta su Jay, Jay è l'indice dispari, nel senso che sta la prima riga, seconda colonna, quindi uno è pari, uno è dispari, l'indice dispari, parità dispari. Quindi c'è il meno, quindi si fa prima la diagonale al contrario, VZ per V e poi meno VX per Z. Bene? Quindi più VZ, VZ per V, sì, giusto? No? Q, non ci prendiamo Q, V per VZ. Vabbè, l'ho fatto giusto. E poi c'è l'ultimo, l'ultimo mostro, MVZ, punto. Punto, tutti e tre hanno il punto qua, eh. MVZ, punto, Q per 0, rivederci, e K, chi c'ha K? K c'ha VX per 0, meno VY per B. Quindi a casa mia resta solo meno Q, B per VY. E questo, signori miei, io me lo copio. È uguale, volete vedere tutto insieme, venga benissimo tutto insieme. Me lo copio e me lo incollo di qua. Me lo incollo di qua. Mi vado a cancellare questa roba che non ci serve più. Forse faccio prima con lo schermo, perché ripeto, sto col dito e col dito non è che sia granché. Mi riporto su questa equazione perché adesso me la modifico e me la voglio modificare in forma furba, perché ho le soluzioni, non voglio scriverle in forma stupida. Quindi la cosa che faccio è, prima di tutto, mi libero di quella scottante M. Quindi scrivo le equazioni in termini solo delle vere variabili che voglio integrare, cioè v punto uguale a 0, il fatto che sia moltiplicato per n non ce ne frega nulla, v punto di y è uguale a q t su m più q per v su m, e poi qui purtroppo c'è vz, e poi c'ho v punto di z è uguale a meno q per b su m per vy. Ci siete? Vediamo un po' se ci siete. Sì, fin qua è tutto ok, perfetto. Bene. Grande Pirrone, mi dà soddisfazione, che sta sul pezzo, segue. Allora, adesso dovreste farvi una bella analisi dimensionale su Q, chi è, quali dimensioni c'ha Q per b su m, e scoprireste che le dimensioni sono seconde alla meno 1, però non anticipiamo i tempi, andiamo ad integrare queste tre equazioni, non sono così difficili come credete, sembrano difficili, ah che bello, me le fa copiare, che bello, me le fa copiare nella prossima slide, oh che bello, incolla. Allora, andiamo a vedere, dai, lo facciamo insieme, ci divertiamo un mondo. La prima credo che non sia affatto difficile. La prima ci dice che v di x è costante, vogliamo chiamarla vx0 e chiamiamola vx0, è costante, eh? È un numerino, e questo abbiamo fatto. La seconda e la terza, uno va là ad integrare e trova che la v punto di y dipende da vz e la v punto di z dipende da vy. Sicuramente sarebbe un inferno, ma grazie a Dio sono accoppiate. Vy punto dipende da vz e vz punto dipende da vy. Quando due equazioni differenziali sono accoppiate, si scoppiano, scherzo. Si deriva ancora, per esempio, la prima, facciamolo in rosso. Deriviamo la prima, vy due punti. Chi è vy? Perché derivo la prima? Perché così c'è la vz punto e io sotto ce l'ho, lo so chi è vz punto. Capite? Quindi la costante, arrivederci, resta solo q per b su m per vz punto. Ma abbiamo già detto che vz
essere punto, e ora questa roba qua, meno Q per B su M, quindi è ora meno Q per B su M al quadrato per QY. E questa cosa, è la, il fatto che sono accoppiate ci consente di avere, no? Il V due punti Y più qualcosa VY uguale a 0, e a casa mia questa cosa si chiama oscillatore armonico. Una variabile elevata due volte temporalmente più qualcosa per se stessa uguale a 0 lo fa solo il seno, lo fa solo il coseno, che sono la stessa cosa. Quindi la soluzione è un seno o un coseno. Bene? Lo riscrivo qua, eh? V due punti di Y più QB su M al quadrato VY uguale a 0. Allora, vi ho detto che questo qui magicamente ha le dimensioni di un omega, si chiama fattore giroscopico, si scrive omega B al quadrato, ok, quindi VY è semplicemente, come l'ho chiamato qui, V0, una costante V0, per il seno, facciamolo seno questo, facciamolo seno, omega B per T, e poi vabbè, ci potrebbe essere una fase, non ce ne importa nulla, ma questa è la soluzione. Già stiamo praticamente alla fine, perché adesso che abbiamo questa soluzione per V di Y, e ora schiaffo qua, allora V punto di Z, V punto di Z, aspetta, lo scrivo sempre in nero, ma facciamo il rosso, così la vedete, ok. Allora, chi c'ho sotto? C'ho V, bello l'ultima, V punto di Z è uguale a chi? A meno omega di B, meno omega di B, avete capito, ho sostituito, e non mi porto appresso Q per B su M, ormai l'ho chiamata omega, e si chiama fattore giroscopico, se lo volete sapere, per VY. Ma VY è V0 seno di omega B per T più Fi. E poi attenzione, attenzione a questo fatto, che io adesso devo integrarla, perché io voglio V di Z. E lo vedete che succede? Questo sembra proprio la derivata di un coseno, va bene? E in effetti è la derivata di V punto fa meno l'omega per V0 seno, e vuol dire che V0 è il coseno. Mi pare evidente, se non ci credete integratelo, a me non va, e quindi io vi sparo direttamente queste due soluzioni, queste tre soluzioni. Vx è una costante, non ci interessa, resta lì così. Beh, forse avevo scritto al contrario, ho scritto Vx. Vy è V0 per il seno di omega B per T più Fi. Questa era Fi, questa era Fi, e VZ, che lui sta scrivendo, e mo arrivo, VZ è V0 coseno di omega B per T più Fi più costante, perché ho integrato. Andiamo a scrivere il buon Pirrone. Ok, allora, si è perso su VZ? Io come ho trovato VY, è chiaro, VY è l'equazione dell'oscillatore armonico. VY è facile, oscillatore armonico. Prima ancora? Allora, io ho queste tre equazioni. Questa è nient'altro che F uguale M per A. La prima la risolvo subito. La derivata di un qualcosa fa 0, vuol dire la qualcosa è costante. E lo scrivo. Adesso devo risolvere le altre due, ma le altre due sono equazioni differenziali accoppiate. Il V punto, la velocità, diciamo, la tasso di variazione della velocità y su lungo y dipende dalla velocità lungo z, e viceversa, il tasso di variazione della velocità lungo z dipende da quanto è veloce lungo y. Questa cosa adesso accoppiata mi consente di fare un gioco matematico. Io ho sotto V punto z, sopra c'ho VZ, derivo due volte la derivata di VY è proporzionale a V punto Z, che io ce l'ho sotto, scritta, quindi io derivo questa seconda equazione e al posto di V punto ci metto la terza equazione.
mi viene fuori tutta questa roba qui mi viene fuori, che è un oscillatore armonico. E questa prima equazione qua è due punti y più qb su m al quadrato vy uguale a 0. Quindi una variabile derivata due volte più c ci abbaffo per variabile stessa uguale a 0 è un oscillatore armonico. Chi non lo sa, sallo. Ok. È roba d'analisi, non posso tornare indietro sull'analisi. Quindi questo è un oscillatore armonico. Le soluzioni sono seni e coseni. Scegliamo il seno. Possiamo dunque scrivere che vy uguale a v0, perché non sappiamo l'ampiezza, dipende dalle condizioni iniziali, per il seno di omega b per t, omega b ormai è questa, è il fattore giroscopico del nostro problema, più una fase phi che dipende anch'essa dalle condizioni iniziali, non sappiamo, non possiamo non metterla a priori, no? La dobbiamo mettere. Ci resta l'ultimo mostro finale, ma l'ultimo si scrive esattamente così se infilo la soluzione di vy. Ma io questo lo riconosco chi è? Lo riconosco, è la derivata del coseno, la derivata del coseno fa meno seno. Questa è una funzione di funzione, quindi derivo internamente, scarica un omega b. Quindi riconosco in v punto la derivata del coseno. E allora lo scrivo. Scrivo che vz è v0 coseno di omega b per t più φ, però ho integrato, c'è la costante. La costante non può essere dimenticata quando si integra. In questo caso tanto meno. Come diavolo la trovo la costante? Vz, vz, mi serve una condizione su vz. Andiamo a riprenderci le equazioni. Prendiamo la seconda, vedete la seconda? V punto di y è qualche cosa con vz. E quindi lì è il trucco, è lì. Lo riscrivo qui in blu. Io ci avevo vy punto, che era uguale a q per e su m, meno, non mi ricordo più, più q per b su m per vz. Quindi condizione iniziale, che succede se questo è uguale a 0? Che succede se è uguale a 0? Condizione iniziale, no? Al bordo. Succede che vz, da qua, ottiene che vz, lo vedete che succede? È meno e su b, e diviso b, meno il campo elettrico diviso il campo magnetico. Questa è la condizione iniziale. Quindi la costante deve essere questa. Deve essere solo una. Quindi la costante non è più costante, cioè non è più ignota, ma è maledizione questa gomma, che non vedo dove finisce, è meno e su b. Das ist klar, alles klar. Mi pare tutto chiaro. E abbiamo quasi risolto il nostro problema di fisica, perché siamo alle velocità. Bisogna integrare per questa grossa integrazione per trovare le posizioni. Allora vediamo un po' se riusciamo. Io con la solita mi scordo di copiare tutto prima che muoia. Vabbè, modifichiamo, copiamo, andiamo in un'altra paginina e incolliamo. E vai col tango. Mi cancello, mi scuserete un attimo se cancello tutto questo, non ci serve più. Abbiamo queste nuove equazioni per v, vogliamo x, y e z in funzione del tempo. Beh, insomma, non credo che serva tutto questo parlare. La prima credo sia abbastanza immediata. La prima, x in funzione del tempo, indovinate un po', è vx0 per t più x0, per carità, questo pure non sappiamo. La y di t, chi è la y di t? È l'integrale del seno. Abbiamo meno vz, dobbiamo scaricare l'omega b, perché quando derivo lo metto al numeratore, quindi va al denominatore, diviso omega b per il coseno di omega b per t più φ. E poi ovviamente, per carità di Dio, c'è un più y0 che non sappiamo, ma non ce ne frega niente.
Prendiamo l'ultima. Vediamo un po' se riusciamo a rubarci più spazio possibile. Questo povero zero era rimasto qui. Ci siamo quasi, eh? Forza e coraggio, la vita è tutto un viaggio. Ci siamo. Ci portiamo un po' più su e scriviamo l'ultima. E l'ultima è quella forse più interessante perché c'ha un termine strano. C'ha sempre V0, devo dividere per omega più perché sto integrando il coseno di altaseno di omega b per t più fi, ma c'è questo termine noto, meno e su b per t. Questo termine è strano, e devo dire la verità, è veramente, veramente strano. Perché è veramente strano? Perché e accelera lungo, l'abbiamo messo lungo y, b l'abbiamo messo lungo x, e che c'entra z? Oh boh, che cosa c'entra z? Cioè perché si muove, c'è un drift verso z? È una cosa antintuitiva, siete d'accordo con me? È molto antintuitiva. La fisica dei campi sta su x e y, piano x y, e mi ritrovo un drift lungo z, è una cosa stramba. Poi dall'equazione si evince, però non è immediato, no? Non è una cosa immediata. Pensateci, pensateci sapendo che B non è un vettore, B è uno pseudo vettore, eh? Quindi c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, tant'è vero, voglio dire, non è un vettore polare, è un vettore assiale B, tant'è vero che questo termine, solo questo termine, in letteratura spesso e volentieri mi pare che lo trovate come il termine per B. Termine drift, drift è per B. Se c'è, credo che se cercate questa chiave lo trovate. È un termine strano. Perché è per B? Perché E, che sta su Y, vettor B, punta nella zona dove le Z decrescono, e che è dove sta andando questo drift, no? Meno sta crescendo in basso verso le X, ok? Quindi questo è il drift e il vettor B. Ed è veramente peculiare di questo accoppiamento fra campi elettrici e campi magnetici. Questa lezione che voi ci credete o no è essenziale, è centrale, perché io vi ho detto all'inizio della fiera che le equazioni di Maxwell non bastano, non si può derivare dall'equazione di Maxwell questa legge. Quindi le equazioni di Maxwell servono se accoppiate alla legge di Lorentz, la forza di Lorentz. E come vedete, dalla forza di Lorentz possiamo benissimo tirare fuori le equazioni del moto, che sono queste qui. Ovviamente io non ve le disegno, neanche se mi pagate oro, perché è uno spiraleggiare con un drift, quindi non saprei neanche disegnarlo, però è uno spiraleggiare nel piano YZ con un drift. Immaginatevelo, se non ci fosse il drift sarebbe solo una spirale che va avanti nel piano X, YZ, ma c'è un termine drift che ci sposta giù, verso il basso delle Z. Non so se c'è online qualche immagine di questo, ma sinceramente meglio di no. Detto ciò, vi termino questa lezione, abbiamo anche un altro quarto d'ora, tranquillo, però termino con questa cosa, che non ve l'ho detto l'altra volta, che quindi va a completare un attimo la visione delle equazioni di Maxwell. Bene. Quindi questo che vi ho fatto vedere oggi termina tutto ciò che c'è da dire della forza di Lorentz. Forza di Lorentz agisce così, c'ha quella forma e fa questa cosa all'equazione del moto. Queste sono le soluzioni generali. Poi ho messo B lungo X e lungo Y, no? Potevate metterle come vi pareva, ma tanto insomma io ruoto come mi pare il sistema di riferimento, quindi è un caso abbastanza generale quello che ho fatto, eh? Però andiamoci a scrivere le leggi di Maxwell, che non avevamo finito di vedere bene, e vi devo dire due cosette, poi vi saluto. Queste sono le leggi di Maxwell in forma differenziale, io sempre le scrivo in forma differenziale perché è essenziale conoscerle in forma differenziale, non è cattiveria, ma la forma integrale, diciamo, come dire, queste sono le leggi vere perché vi danno informazioni sul punto, questa è la soluzione in un punto, ok?
di solito in fisica è sempre saggio e giusto trovare le cose locali, non andare subito a sprombattuto sulle cose estese, no? Perché non è detto che il dominio sul quale si integri sia buono. Le equazioni di Maxwell si usano queste, ovviamente qua c'è meno del B su del T, e poi c'è l'ultima, che è quella che a nessuno piace, tutti gli studenti dicono anche brutta, perché c'è questa robina qui. Scusate, questo ho scritto veramente male, ho scritto veramente male. Un 0J più costante per le dimensioni, non mi fate spaventare dalle costanti, eh? Imparatevele però, insomma. Ok, queste avete imparate sulle equazioni di Maxwell. Adesso io per la prima volta ve le riscrivo in un altro modo. Dai, coraggio, resistete, abbiamo quasi finito, eh? Aspettate, mi sono perso le freccette. Ecco qui. Modifica, copia, new, modifica, incolla. Le voilà, un esempio ieri. Adesso, io porto questo qua, questo pezzo, lo porto al di là del... forse non ci riuscirò mai, lo riscrivo. Lo porto al di qua dell'uguale, quindi mi diventa col più. Uguale a 0, e anche qui sotto questa roba ascia la levo e la porto al di là dell'uguale, anzi non rischio proprio perché sennò diventiamo matti. Quindi questo è il rotore di B meno un 0 epsilon 0 D su DT. Perdonate la scrittura, ma vi assicuro che sto facendo del mio meglio. E guarda un 0J. Perché non li scritte così? Perché così abbiamo chiaramente due equazioni con le sorgenti reali, materiali, che possiamo mettere noi, diciamo, reali, tutto è reale, pure i campi sono reali, però queste le possiamo mettere noi. La roba metto io, la pago io, ho i soldi, pago io, mi compro una carica, la metto lì, e la corrente pure. A voglia se la pago la corrente, ma sicuro che la pago. Quindi ρ e J le metto io. Si chiamano le sorgenti dei campi. Va bene? Le altre due non c'hanno sorgenti, apparentemente non c'hanno sorgenti queste due. D'accordo? Quando io vado ad aggredire queste equazioni, mi pare evidente che si aggredisce prima la seconda e poi la terza. La seconda è subito, è immediata, e la terza anche è praticamente immediata. Allora, domanda, qual è tutta l'informazione estraibile da questa equazione, che è la più facile di tutte? Questa, diciamo, è la prima che io attacco. Qual è l'informazione, l'unica informazione che ci dice? Ci dice che c'è un certo campo vettoriale, che c'è sempre la divergenza nulla. Casa mia, questo vuol dire solo una cosa. Vuol dire che B è il rotore di un altro campo vettoriale, che io chiamo A, perché questa si chiama B, quindi noi lo vediamo A, e su A c'è qualcosa da dire? No, non ci sono condizioni su A, è generale, è un campo qualsiasi, a patto che il suo rotore faccia B. Va bene? E voi ci dite no, ho fatto metà del lavoro, perché voi volevate o non volevate le equazioni campi uguale qualcosa? E questo è il campo B. Le equazioni di Maxwell non vi dicono che cosa sono uguali i campi. Le equazioni di Maxwell vi dicono a che cosa sono uguali i rotori e le divergenze dei campi. A che cosa sono uguali i campi? A che cosa è uguale B? A che cosa è uguale A? E? Beh, B immediato. B è il rotore di A. Ho aggiunto informazione. Vediamo chi è E. E aggrediamo la seconda. Aggrediamo. La seconda viene aggredita così. Abbiamo appena scoperto che B è il rotore di A. Quindi perdonatemi il casino, ma io qua li cancello. Vediamo se ci riesco. Ci sono riuscito, dai. Ok, ci sono riuscito. Quindi questo è B del rotore di A.
uguale a 0. Adesso, che cos'è il rotore? È delta x, delta y, sì, vabbè, è strano perché il determinante di jk, delta x, delta y, delta z, di ax, y, z, è strano, è vero, lo ammetto, è strano. Ma la via della fiera, che cos'è? Sono derivate direzionali lungo la direzione degli assi. Sono derivate parziali x in x, y, z. E delta t che cos'è? È un'altra derivata, è parziale, è lungo il tempo, ma chi ci frega, è un'altra dimensione. A livello di matematica non cambia niente che uno è il tempo e l'altra è lo spazio. Sono derivate parziali rispetto a una certa variabile e rispetto a un'altra variabile. E c'è il teorema di Schwarz che ci dice che ce ne freghiamo dell'ordine in cui sono prese queste derivate, ce ne freghiamo, possiamo scambiarle, posso portare dentro il rotore questa derivata temporale. Ci siamo seguite, perché qua sto cancellando, non sto facendo il buono che vi lascio tutte le slide, quindi rotore di dA su dt uguale a 0. A sto punto mi pare evidente che posso evidenziare, no? Portare fuori, raccogliere il rotore, se usiamo una terminologia bambinesca, portiamo a fattore comune il rotore, insomma il rotore di chi? Di E più di A e di T è sempre uguale a 0. Oh ragazzi, quando io scrivo uguale a 0 un rotore è il vettor nullo, eh? Non fate scrivere tutte le volte il vettor nullo perché sennò veramente divento matto. Bene, questo che è questo tra parentesi? Vediamo se ci sono domande. Perfetto, non ci so. Chi è il vettore tra parentesi? È la somma di due cose. Uno è un vettore, campo vettoriale, vabbè. E l'altro che è? La derivata temporale di un campo vettoriale. Vi risulta che la derivata temporale del campo vettoriale non sia un campo vettoriale? È un campo vettoriale. La somma di due campi vettoriali è un vettore? È un vettore. Quindi sto dicendo che c'è un certo vettore il cui rotore è sempre nullo. Questo vettore, campo vettoriale, sto confondendo le due cose, è sempre uno perché evidentemente è il gradiente di qualche campo, vogliamo fare già i preveggenti, lo chiamiamo V, e allora ci dobbiamo mettere un meno per ragioni storiche, no, potete chiamarlo Fi e meno sti cavoli, meno è pleonastico, è una questione storica. Che viene la scelta del fatto che è il filo a z. Va bene, è chiaro? Se un vettore è sempre, c'è sempre un rotore nullo, è il gradiente di qualche campo scalare. Campo scalare si chiama potenziale, ma non in fisica, proprio in analisi si chiama potenziale. Poi noi lo sappiamo, so che sapete che questo è il potenziale elettrico, ma ancora non lo sappiamo, è un potenziale dal punto di vista matematico. Anche A è un potenziale dal punto di vista matematico. Ma col cavolo delle dimensioni di A sono uguali alle dimensioni di V, si chiamano tutte e due potenziali. Non vi sbagliate perché sennò vi mangio. Mi raccomando, so potenziali, non hanno le stesse dimensioni, va bene? E allora, che cosa abbiamo scoperto? Guardiamo un po' l'altra metà della favola. E più di A su dt è uguale a meno gradiente di V. Quindi alla fine della fiera abbiamo scoperto che è uguale a meno il gradiente di V meno dA su dt. E abbiamo scoperto dall'altra parte che G è uguale a rotore di A. Va bene? Quindi avete in tre passaggi, stupidocchi, avete tirato fuori forse le equazioni che tanto sognavate, cioè a che cosa è uguale E? E a che cosa è uguale B? Queste sono le equazioni dei campi. Per tirar fuori tutta l'informazione dalle equazioni di Maxwell bisogna, non ci resta che trovare chi è V e chi è A, ovviamente, perché sennò abbiamo spostato il problema sul trovare chi è V e chi è A. Con questa piccola lezione integrativa vi termino di far vedere l'utilizzo delle equazioni di Maxwell, perché è importante che voi alla fine della fiera sappiate esattamente capire il significato delle equazioni di Maxwell e capire
come nella testa, diciamo, dei fisici queste equazioni si devono interpretare, perché a vederle così ovviamente sembra, no, che non abbiano immediata applicazione negli esercizi. Allora, rotore di B è uguale a mu 0 J più mu 0 epsilon 0 D su DT. Queste sono le equazioni di Maxwell in forma differenziata. Queste abbiamo viste mille volte. Io è mio uso, ripeto, per tutti, farle vedere ogni lezione, perché è importantissimo che tutti quanti vedano ogni lezione le equazioni di Maxwell, perché sono veramente, cercate di capire, sono la consolidazione cristallizzata delle conoscenze sull'elettromagnetismo in due secoli. Quindi è veramente un corpo di conoscenza unico. Queste insieme con la forza, con la conoscenza della forma funzionale della forza di Lorentz nella sua forma generalizzata, cioè che prevede anche la presenza del campo elettrico, in queste, tutte queste equazioni che vedete insieme risolvono tutti i problemi di elettromagnetismo, elettrodinamica. L'altra volta avevamo visto che da questa equazione avevamo tirato fuori la forma che deve avere B, B deve essere il rotore di un certo campo vettoriale A, e avevamo anche visto, naturalmente, dall'utilizzo di quest'altra equazione, questa è un asterisco, poi faccio quest'altra con due asterischi, avevamo visto che invece doveva essere meno il gradiente di un certo campo, che poi nei libri è chiamato Φ o Psi, ma noi già sappiamo che è il potenziale elettrico, quindi scriviamo V, meno dA per dT, su dT, ecco qua. Queste sono le cose che avevamo visto l'ultima volta, ok? E infatti avevamo utilizzato due sole delle quattro equazioni io ogni tanto guardo qua se scrivete messaggi, di Maxwell, per tirar fuori questo tipo di informazione. Questa informazione, vi ricordo, era uscita fuori imponendo la divergenza di B uguale a zero e imponendo il rotore di E più dB in dT. Il rotore di B, ovviamente, avevamo sostituito B rotore di A, quindi diventava rotore di E più D in dT del rotore di A, e quindi, insomma, avevamo tirato fuori, no, che il vettore E più dA in dt era irrotazionale, essendo irrotazionale c'aveva un gradiente di V, poi portiamo dall'altra parte dell'uguale anche il dA in dt e abbiamo queste due equazioni. Questo è il riassuntino dell'ultima lezione che abbiamo fatto, e ci resta, vedete da soli che ci resta da aggredire l'uniche due equazioni, questa e quest'altra, che però sono con le sorgenti, sono più difficili perché hanno le sorgenti, quindi c'è ρ che è la densità di carica per unità di volume e c'è J che è la densità di corrente. Queste due sono sorgenti materiali del campo elettromagnetico, quindi le equazioni che ne parlano, che ne discutono, sono un po' più ostiche. Beh, andiamo a scrivere con calma, andiamo a vedere con calma la più facile delle due. La prima, è ovvio che questa è la più facile, il rotore di E è la sorgente ρ su epsilon 0, okay? Quindi dobbiamo accoppiare questa equazione con la conoscenza del campo E. Abbiamo visto il campo E, il campo elettrico, è sempre descrivibile come il gradiente di un campo scalare V meno una derivata temporale di un certo campo vettoriale A. E beh, quindi va da sé, no? Va da sé che dobbiamo mettere dentro la prima equazione di Maxwell questa conoscenza. Dobbiamo scrivere divergenza di meno nabla V meno dA in dT, d'accordo? Questo è uguale a ρ su epsilon 0. Beh, vedete da soli che il più delle volte è abbastanza fastidioso, se volete, portarvi appresso questo meno di qua, quindi nei libri spesso trovate semplicemente la divergenza del gradiente di V più
de A in dt è uguale a meno rho su epsilon 0, si mette il meno dalla parte della sorgente, questo quasi tutti i libri, semplicemente per bellezza, diciamo. E si va a fare il prodotto scalare, è un prodotto, un operatore lineare, quindi può essere distribuito nella somma, e bisogna cercare di capire, di intendersi su che cosa è la divergenza di un gradiente. La divergenza di un gradiente di qualcosa, no? Che cos'è? Divergenza di un gradiente vuol dire fare d in dx dell'oggetto più d in dy dell'oggetto che si prende in pasto più d in z dell'oggetto. Ma l'oggetto chi è? L'oggetto è, vedete da voi, è un gradiente. Quindi qua c'è dv su dx, qua c'è dv su dy, qua c'è dv su dz. Quindi capite da soli che questa roba qua è nient'altro che la derivata, la somma delle derivate seconde, dv rispetto a x rispetto a y e rispetto a z. Vi ricordo che il campo scalare v in generale è funzione di x. Y, se sempre me lo fa scrivere la lavagna, vediamo se me lo fa scrivere in pace, e z. Poi ci potrebbe anche essere un'esplicita, per carità, un'esplicita dipendenza dal tempo, Però fatto sta che questo oggetto, cioè la somma delle derivate seconde del campo scalare v, ha un nome e prende il nome di Laplaciano di v e si indica così, con Nabla al contrario, Nabla, diciamo, quadro, e non ci si mette mai il segno di vettore, perché non è un vettore, non è più un vettore, è la somma di derivate parziali del secondo ordine del campo scalare, quindi punto per punto questo è il numero. In generale invece è un altro campo scalare, ok? Dipende da x, y e z, anche Laplaciano. Va bene, torniamo dove stavamo prima, e quindi il primo pezzo è chiaro, questo qui è il Laplaciano e il Laplaciano di V. Vediamo il secondo pezzo, quindi Laplaciano di V più, qual è il secondo pezzo? È il divergenza di, vedete, abbiamo dA in dt. Non so se vedete da qui, facciamolo in rosso, questo pezzo, sto facendo questo pezzo, applico la divergenza a questo pezzo, quindi devo fare la divergenza di dA in dt. E chi è questa roba qui? La divergenza, abbiamo detto, è sempre quello che sappiamo, d in dx dell'oggetto da mangiare più d in dy dell'oggetto da mangiare più d in z. E chi ci mangiamo? Ci stiamo mangiando dA in dt. Però quello che vi voglio far capire io è che derivare rispetto a una direzione una funzione e poi derivarla rispetto al tempo, oppure derivare rispetto al tempo e poi derivare rispetto alla direzione, non cambia assolutamente nulla, perché il tasso di variazione di A rispetto al spostamento infinitesimo lungo una direzione e il tasso di variazione di A se io faccio passare un po' di tempo sono due cose indipendenti. Quindi io posso benissimo, se volete, tirar fuori d in dt da tutto e io qua ci vado a mettere a x, a y, a z, va bene? Quindi quello che io faccio in buona sostanza è trovare che il mio buon, dove sta qua? Torniamo indietro. Ecco, la buona divergenza può essere portata all'interno della derivata. Andiamo a riscriverci alla fine della fiera il risultato ottenuto. Il Laplaciano di V più D in dt di che cosa? Della divergenza di A.
ed è questo ad essere uguale a rho su epsilon 0. Bene? Quindi fino a qua credo che sia tutto abbastanza chiaro, che non c'è affatto da stupirsi. Non c'è affatto da stupirsi. Certo, c'è da riconoscere qualcosa qua, già si intravede. Aspettate che qui veramente non si riesce neanche più a cancellare. Fatemi provare dalla... Niente. Aspettate che... Cerchiamo di riscrivere tutto, allora. Non so, c'è qualche cosa che non va in questa pagina. Ok, riscriviamo tutto. Oi oi. Allora, abbiamo trovato che il laplaciano di V più la derivata temporale di che cosa stavolta? Di la divergenza di A, che è un campo scalare, attenzione, questa quale almeno rho su epsilon 0. Abbiamo trovato questo bel risultato. E voi vedete, non so se vi ricordate, a fisica 1, che forse non so se l'avete incontrato a fisica 1, ma sicuramente dovreste aver visto che il laplaciano di un potenziale è uguale alla sorgente, alla funzione della sorgente, questo qui prende il nome di equazione di Poisson. Quindi in qualche modo io riconosco questo pezzo più la sorgente e c'è solo questo pezzo eventualmente che mi dà fastidio. Ma questo pezzo è composto da una divergenza, dalla divergenza di A. E io non ho detto nulla sulla divergenza di A, io ho detto solo che... Cioè, da dove esce fuori A? A è per forza un'esigenza della seconda equazione di Maxwell, cioè B deve essere il rotore di A. Ma io vi ho detto che A, se soddisfa questa condizione, cioè il rotore di A fa B, poi io non ho altre richieste su A. A è libera, ho delle scelte possibili da fare, posso scegliere A in maniera opportuna. Quindi a patto che il rotore di A faccia B, io posso benissimo scegliere un A tale che la divergenza sia nulla. Ok? Nessuno mi chieda di scegliere un campo vettoriale A a divergenza nulla, che però il cui rotore però faccia B. E questa scelta, che è la gauge classica, la scelta classica che si fa in elettrostatica, ci consente di scrivere finalmente l'equazione per il potenziale V. E l'equazione per il potenziale V, come ormai avete capito, è questa equazione qua. Va bene? La cui risoluzione, per l'amor di Dio, implica, per carità, vuol dire, è una PDE del secondo ordine, una notazione differenziale del secondo ordine, nessuno dice che sia facilissima, però vedete che la forma è molto immediata, diciamo. Quindi mi raccomando, questa soluzione per il potenziale elettrostatico V avviene solo se abbiamo fatto questa gauge, si chiama gauge in linguaggio tecnico, la scelta, la gauge, questa gauge, questa scelta che abbiamo fatto è essenziale affinché questa sia l'equazione giusta per il potenziale. Magari vi potrò poi mandare un esercizietto che vi fa proprio vedere che può esistere tranquillamente un campo vettoriale a divergenza nulla il cui rotore faccia un B dato. Non è difficile da vedere. Bon, ci resta, e magari facciamo solo questo e poi vado giù a prepararvi il PDF. Ci resta da aggredire l'ultima equazione di Maxwell, ancora non l'abbiamo manipolata, e ovviamente la più difficilotta, diciamo, anche se non vi dovete assolutamente mettere paura. Allora scriviamola qui, l'ultima equazione, però fatemela per favore scrivere con il termine, diciamo, non sorgente materiale, meno mu0 epsilon 0 de, e su dt, me lo scrivo qui e qua ci metto sostanzialmente solo mu0 j. Vedete, l'ho scritta semplicemente tenendo da conto che la sorgente del campo magnetico è la densità di carica di corrente elettrica. Io ho scritto a destra dell'uguale solo la sorgente, a sinistra i campi. È solo un modo di scriverlo, ma è un modo di scriverlo che la dice lunga su quello che io adesso farò, perché adesso devo andarci a sostituire
B ed E. Questo è il lavoro più grosso, più lungo, che però fatto una volta poi non si fa più. E allora chi è B? B è il rotore di A, l'abbiamo visto, e io lo scrivo. Poi ho un 0, y 0 che è un numero, non ci interessa, e ho D in DT di E, ma E abbiamo visto essere meno il gradiente di V meno dA in DT. Questa roba qua è uguale a mu 0 J. Quindi vedete da soli già che c'è un primo pezzo un po' fastidioso, che è questo qui, e poi c'è il secondo pezzo che ne parliamo dopo. Occupiamoci del primo pezzo, fra virgolette, fastidiosetto, cioè quello che un po' ci dà un po' fastidio. Va bene? Il rotore del rotore. Adesso io sono sicuro che voi non volete perdere 45 minuti a vedermi fare calcoli, sono sicuro che sappiate che c'è una formula che di solito si impara a memoria, ma a voi non è richiesto di impararla a memoria, ma a quelli della mia generazione si chiedeva di impararla a memoria, e il rotore del rotore è il gradiente della divergenza, quindi il gradiente di una divergenza di qualcosa, meno il Laplaciano dell'argomento. Questo è il rotore del rotore, eh? Quando io ho il rotore del rotore di qualcosa, posso tranquillamente eguagliarlo al gradiente della divergenza della tal cosa meno il Laplaciano della cosa. In questo caso la cosa è A, e qui ci va A. Vedete che al secondo membro c'è il Laplaciano, che voi siete stati adesso abituati a vedere applicato su un campo scalare, stavolta è applicato su un campo vettoriale. Poco male, vuol dire semplicemente che è un vettore, non è un campo scalare, è un campo vettoriale, le cui componenti sono le derivate seconde di AX rispetto a X quadro, eccetera, eccetera. Bene? E niente di speciale, però dobbiamo scriverlo. Ed è questa la cosa che rende un po' lunga questa equazione. Questo è il gradiente della divergenza di A meno il Laplaciano di scusate, ho messo la freccetta che non va messa, il Laplaciano di A, e poi ho tutto quest'altro pezzo. Adesso, prima di scrivere quest'altro pezzo, di nuovo vorrei sottoporvi all'attenzione questa cosa, che fare le derivate temporali della derivata spaziale di V o fare la derivata spaziale di una derivata temporale di V è la stessa cosa, non cambia niente, va bene? Cambia assolutamente nulla. Quindi io scriverò più, anzi aspettate il colore lo riporto a nero, scriverò più, perché c'ho meno per meno che fa più, mu0 y0 dt di gradiente di v. Beh, scrivo gradiente di dv in dt, ok? Mi raccomando, fatelo se non ci credete, prendete una funzione di x che dipende anche dal tempo, e fate prima la derivata rispetto a x e poi la derivata rispetto al tempo e poi fate il viceversa e vedrete che è la stessa cosa. Ma so che vi fidate di me. Quindi la derivata temporale è entrata dentro l'argomento del gradiente, resta da portare la derivata temporale su una derivata temporale. E quindi fa derivata temporale al quadrato. Quindi fa più, non ci scordiamo la costante, del quadro A su dt quadro. Vedete che è lunghetto, però è così che funziona. Tutta questa roba qui, che forse riusciamo a ridurre un minimo, un pochino, deve fare la sorgente, mu0j. Allora, ci abbiamo subito, vediamo di avere
sostanzialmente un gradiente comune, gradiente, sono questi qua, ve li segno, questo è un gradiente, questo è un gradiente. Mettiamoli insieme. Gradiente di divergenza di A più un 0 epsilon 0 dv in dt, ok? L'abbiamo accorpato, poi ci resta il simpatico pezzetto mu 0 epsilon 0 de quadro A su dt quadro, e poi ci resta l'ultimo pezzetto, questo qua, questo laplaciano, questo brutto laplaciano meno il laplaciano di A è uguale a mu 0 j. E vedete che anche qui riconosco subito una forma. Riconosco una forma. Questa forma qua, questa è la somma, in qualche modo, c'è un meno ma non ce ne frega niente, è la somma di un laplaciano, quindi le derivate seconde rispetto alle dimensioni spaziali di A, sommate alla derivata seconda sempre di A, ma rispetto al tempo. E adesso tutti quanti quelli che hanno studiato bene l'analisi e anche la fisica 1 riconoscono che questa in qualche modo è un'equazione delle onde. Okay? Qui c'è tutto l'altro pezzo che mi dà fastidio, c'è tutto questo pezzo qui che io mi piacerebbe non averlo. Va bene? Ma, di nuovo, noi possiamo scegliere la divergenza di A come ci pare. Abbiamo detto che a patto che il rotore di A faccia B, io poi la divergenza di A me la scelgo come mi pare. Nessuno mi vieta di scegliere in questo caso, se voglio, la divergenza di A proprio meno mu 0 epsilon 0 dv su dt. Nessuno me lo vederebbe in teoria. Se io facessi questa scelta, questo pezzo se ne andrebbe, va bene? E mi resterebbe un'equazione che, insomma, molto molto più facile. Cerco di farvi capire che in generale, questa è la cosa, ecco il messaggio di oggi, in generale, qualsiasi cosa sia A, voi potete sempre trovare un A' che è l'A che soddisfa il rotore del B, al quale ci potete aggiungere a vostro piacimento il gradiente di qualsiasi funzione psi, completamente a caso, perché tanto, tanto, l'importante è che B sia il rotore di A. Una volta che io trovo un campo vettoriale tale che il rotore mi dia B, beh, se io ci aggiungo, aspettate, prima di scrivere B, se io ci aggiungo un gradiente, che succede? Vediamo, faccio il rotore di chi? Di A più il gradiente di una psi qualsiasi. E vedete che succede? Questo diventa rotore di A più il rotore di un gradiente. Capite? Il rotore di un gradiente, scusate, è venuta male, il rotore di un gradiente fa sempre zero. Quindi questo continua ad essere B. Quindi capite che c'è questa enorme libertà di scelta di questo pezzo. Io me lo posso scegliere come mi pare. Questa psi è una funzione qualunque di x, y e z. Nessuno mi chiede di scegliermela come mi pare a me. E allo stesso identico modo, io posso scegliere V, una volta che ho V, posso scegliere V' come V, al quale si può sommare, in questo caso sottrarre, storicamente si usa sottrarre, de psi in de t. Se io applico queste scelte insieme, cioè A' uguale a più il gradiente di psi, e poi scelgo V' uguale V meno la derivata di psi in de t, le equazioni non cambiano.
Quindi il messaggio di oggi è che i potenziali hanno questi gradi di libertà, si possono scegliere in maniera opportuna, insomma dipende dal problema che avete, non c'è una scelta buona e una scelta meno buona, eh? Questo è importante capirlo. Per la statica c'è la gauge di Coulomb, poi per la dinamica magari c'è la gauge di Lorentz, ci sono varie scelte, ma l'importante è sapere che abbiamo dei gradi di libertà, non è completamente determinato qual è il potenziale buono per noi, sono infiniti in realtà. E allora con questa nozione vi faccio e vi concludo la faccenda delle equazioni di Maxwell, vi faccio notare che io potrei benissimo, volendo, definire, perché io ho adesso da gestire questo termine, vedete questo termine qui? Questo termine qui, posso gestirlo inventandomi un operatore che è proprio esattamente a patto di vedere come questa coefficiente come 1 diviso il quadrato della velocità dell'onda, ok? Questo è l'equazione dell'onda. Quindi io posso benissimo, se voglio, definire un altro operatore che di solito si indica con un quadrato. Si chiama l'operatore da Lambertiano, da Lambertiano, operatore da Lambertiano. L'operatore da Lambertiano è definito proprio esattamente così, come il nabla quadro di qualcosa meno 1 su v quadro, che qualsiasi numero sta qua, è 1 su v quadro, del quadro del suddetti quadro della cosa. Va bene? Se io faccio uso questa definizione, non mi resta che dare un nome, perché a questo punto io avrei gratis tutto questo pezzo, ok? Ma mi rimane, lo vedete da soli, mi rimane st'altro pezzo. St'altro pezzo io lo posso chiamare L, una funzione, la chiamo L. Lo scrivo qui per il vostro agio, lo scrivo qui. Quindi posso chiamare con una L così in corsiva questa funzione, cioè la divergenza di A più, scusate, sempre 1 su C quadro, che sarebbe mu 0 epsilon 0 del V su dt, ok? E se io faccio queste trasformazioni, le equazioni di Maxwell che avete appena visto mi diventano così. E state attenti perché adesso è veramente notevole andare a vederlo. Allora, vediamo di riscriverle per bene. Così vi faccio vedere, è quasi insomma una magia, appare una simmetria notevolissima. Allora, vi faccio vedere un attimo. Allora, guardate qua. Io ho Laplaciano di T più D in DT della divergenza di A, poi boh, questo è uguale a meno rho su epsilon 0. Ok? E poi ho il gradiente di la divergenza di A, più mu 0 epsilon 0 del V, sì, in DT. E poi c'è il famoso pezzo più, insomma, sarebbe un meno, mettiamo meno, ma insomma potremmo mettere al contrario, mettiamo al contrario, mettiamo. Aspettate, meno qua, poi mettiamo il più alla Laplaciano di A e mettiamo il meno a mu 0 epsilon 0 del quadro A su dt quadro. E però qui bisogna mettere meno mu 0 j. Ok, fatto. Adesso applichiamo le trasformazioni che abbiamo detto. Noi abbiamo detto di chiamare tutto quello che sta qua dentro lo chiamiamo L.
Quindi questo di, la seconda diventa meno il gradiente di L più, e vedete, questo è il d'Alembertiano, lo vedete da soli, è il d'Alembertiano è il d'Alembertiano di A. E questo è uguale a meno mu0 j. Ci siete? Quindi ho trasformato questa qui, tutta questa qui, l'ho trasformata in una cosa molto più facile. E la vado a riscrivere qua. D'Alembertiano di A meno il gradiente di questa funzione ausiliatrice è uguale a meno la sorgente, mu 0 j, del campo magnetico. Bisogna fare la stessa cosa con la prima equazione, che è un po' più ostica perché è scalare. Questa è vettoriale, quella di sopra è scalare. Lo vedete da soli, no? Allora bisogna un attimo, ovviamente, poverina, bisogna manipolarla. Perché io ho il, la vedete da qua, il Laplaciano di V, Laplaciano di V, poi ci avrei, ovviamente, più, scriviamolo lontano, D in DT di, della divergenza di A, lo vedete da qua, D in DT è uguale a meno ρ su epsilon 0. L'ho scritto lontano perché in mezzo io ci aggiungo e ci sottraggo proprio quel mu 0 epsilon 0 de quadro V su DT quadro che mi serve, e poi però ce lo devo aggiungere, se l'ho messo meno devo metterlo col più. Va bene? Quindi mi raccomando, io questo pezzo me lo sono inventato, l'ho aggiunto, ho fatto più un qualcosa, meno qualcosa. Però facendo così ho guadagnato che questo pezzo è una cosa e quest'altro è un'altra. Non so se lo vedete, ho guadagnato che il primo pezzo è il d'Alembertiano, questo è il d'Alembertiano di V, non so se lo vedete. E quest'altro pezzo chi è? Chi è mai? Vediamo chi è. Avevamo detto che la funzione lambda L è divergenza di A più mu0 epsilon 0 del V su dt. E questo pezzo chi è? Ci assomiglia, ma non è uguale, c'è la derivata al quadrato. Ma riconoscete o no che questa è D in dt di che cosa? Di mu 0 epsilon 0 dv su dt più divergenza di A. E guardate un po', questa qua è esattamente la funzione ausiliatrice L. Va bene? Quindi abbiamo appena finito di scrivere che, ed è importantissimo questo, il Laplaciano di A meno il gradiente di questa funzione L è meno ρ su epsilon 0. Ma poi abbiamo anche trovato che il D'Alembertiano di V più D in DT di L è uguale, che ho fatto, ho scritto al contrario, questo è meno, questo è meno mu0j e questo è meno ρ su epsilon 0, ok? Ecco, siamo arrivati alla parte finale, che è questa qua, cioè queste sono le equazioni di Maxwell ai potenziali, si chiamano proprio così, equazioni di Maxwell ai potenziali. Finalmente adesso sappiamo scrivere le equazioni di Maxwell però dal punto di vista dei potenziali vettore e scalare, ok? Mi raccomando, da qua si vede una simmetria fondamentale della natura. Questo è sempre il d'Alembertiano, ops, l'ho fatto, questo è sempre il d'Alembertiano, ok, d'Alembertiano. Quindi vedete che il d'Alembertiano di A meno le derivate spaziali di L fanno la sorgente del campo magnetico. Il D'Alembertiano di V più la variazione temporale di L fa la sorgente del campo elettrico.
Quindi adesso quello che ci rimane da fare semplicemente è trovare V e trovare A, e praticamente il corso è finito, non c'è più, quasi niente da dire. E allora, per finire, per terminare, possiamo imporre tra le tante la gauge di Lorentz. Quindi nel caso di gauge di Lorentz, lo scrivo qui, gauge, che poi è la scelta che si fa in quasi tutti gli esercizi. Lorentz, la scelta che si fa in quasi tutti gli esercizi è che questa L è 0. La gauge di Lorentz è che L è 0, ovvero ve lo scrivo per esteso così non c'è dei problemi. La divergenza di A più mu 0 epsilon 0 è la velocità al quadrato dell'onda, quindi potete scriverla sia mu 0 epsilon 0 sia 1 su c quadro, ma insomma lasciamo la scritta così, dv su dt. Ecco, questa cosa può essere scelta uguale a 0, questa si chiama gauge di Lorentz, la scelta di Lorentz. Sotto questa scelta, che poi è quella che si usa, ripeto, in quasi tutti gli esercizi, le equazioni di Maxwell si semplificano, perché vedete che L uguale a 0, quindi che rimane? Rimane il d'Alembertiano di A, che è ovviamente meno mu 0 j, rimane il d'Alembertiano di V, che è meno rho su epsilon 0, ok? Questa diciamo è la versione semplificata. In quasi tutti gli esercizi si usa la gauge di Lorentz, cioè questa scelta, e le equazioni di Maxwell diventano veramente banali. Per favore notate che queste sono quattro equazioni scalari, e una equazione vettoriale e una scalare, quindi sono tre scalari dalla prima e una sola dalla seconda, quindi sono quattro equazioni, e quindi le incognite sono AX, AY, AZ e V di X, Y e Z, ok? Queste sono le incognite, diciamo, di questa equazione. Poi, se non vi ricordate chi è il d'Alembertiano, magari ve lo scrivo qui per esteso. Questa è la Laplaciano di A, torniamo indietro, no? Meno 1 su C quadro. Ormai abbiamo imparato che questo mu 0 epsilon 0 è 1 su C quadro. De quadro V dt quadro, questo è uguale a meno mu 0 j, questa è la prima equazione. E la seconda invece è simile. Laplaciano di V meno 1 su C quadro del quadro V su dt quadro è uguale a meno rho su epsilon 0. Bene? Quindi vedete che queste equazioni di Maxwell si semplificano notevolmente. Le soluzioni, almeno per quanto riguarda V, ve le posso scrivere. Ovviamente dovreste integrare un'equazione, una PDE del secondo ordine, però insomma sappiate che il potenziale, a parte questo termine che dipende dalle unità di misura, è nient'altro che l'integrale su tutto il volume dove sono presenti le sorgenti di rho, no? Che dipende da x, y e z. Adesso io le scrivo così, ma siccome integriamo in y e z, dovrebbero essere x', y', z'. Ricordatevi, c'è questa cosa. E poi sotto c'è r meno r'. Quindi questi per forza primo devo mettere in dv'. Dv' sarebbe dx', dy' o dz'. Okay, questo è tipicamente quello che si fa per quanto riguarda v. Per quanto riguarda a, semplicemente si va a sostituire a rho j, okay, quindi non c'è niente diciamo, da aggiungere, c'è solo al posto di rho j per a. Però vedete che l'integrale a volte potrebbe essere, diciamo, un po' fastidiosetto, perché normalmente l'integrale triplo di volume su tutte le densità di carica potrebbe diventare difficile. Cioè, voglio dire, la difficoltà di fisica 2 è sostanzialmente la difficoltà di fare integrali tripli di volume.